le somme di questa giornata? Insomma, è importante perché le aziende, le associazioni di categorie, i sindacati e le istituzioni hanno messo un po' a nudo criticità e opportunità. Dobbiamo programmare i fondi europei 14-20, abbiamo fatto delle politiche per l'inserimento nel mercato del lavoro dei giovani, le lacune sono la distanza tra scuola, istruzione e mercato del lavoro. Delle politiche attive che coinvolgano di più soggetti privati rispetto ai centri per l'impiego provinciali, che devono essere rilanciati, potenziati nel numero e anche nella possibilità di azione sul territorio. Diciamo che abbiamo evidenziato la difficoltà di mettere insieme l'offerta di lavoro, che è poca e spesso molto specifica se non specializzata, e la domanda di lavoro, che è tanta e spesso è molto generica. Le aziende chiedono professionalità specifiche, chi cerca lavoro giovane è disperato, il 30% dei giovani liguri sono senza lavoro, tra questi ci sono molti che non cercano un lavoro, non si aggiornano, non fanno formazione, ritengono che in questa fase della loro vita il lavoro sia una cosa estranea, e quindi dobbiamo incentivare gli strumenti e i metodi pubblico-privati per mettere in moto capacità che ci sono dei ragazzi dentro le imprese come elemento di work experience, di tirocinio, di apprendistato. Aspettiamo le modifiche del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro di Renzi, abbiamo i soldi 14-20, stiamo sperimentando i 1000 tirocini per i ragazzi liguri e quindi dobbiamo mettere insieme queste cose per dare una risposta più forte ai ragazzi. Certo, se ci fosse più sviluppo, più economia, più in consumi, più imprese, probabilmente aumenterebbero anche i posti di lavoro, ma il compito nostro è attrezzare i giovani perché possano, in un sistema molto concorrenziale, trovare le loro strade. Beh, devo dire, è un dibattito importantissimo, insomma, diciamo che apprendistato e tirocini sono due azioni sui quali stiamo costruendo molto per l'inserimento lavorativo anche in questa regione, oltre che a livello nazionale. Insomma, peraltro sull'apprendistato siamo anche in un momento in cui si sta rivedendo la disciplina a livello nazionale, proprio per renderla più fruibile, insomma, più attenta anche alle attuali esigenze. Noi abbiamo messo in atto questo progetto sperimentale per i tirocini, fortemente sostenuto dal punto di vista economico, che vuole avere l'ambizione di dare opportunità a mille giovani di questa regione. Insomma, devo dire che i primi dati, insomma, a pochi giorni dall'apertura dei bandi da parte delle province, sono già sono favorevoli, sono positivi, siamo già oltre un quarto delle disponibilità. Quel piano vuol dare appunto un sostegno economico alle aziende proprio perché facciano uso di questo strumento, che è appunto la disciplina dei tirocini, su cui peraltro avevamo investito molto, insomma, nella sua definizione complessiva già l'anno scorso, mettendo regole abbastanza rigide, insomma, ma che avevano come unico obiettivo quello di tutelare, diciamo, il lavoratore durante questo percorso. E quindi è stato importante fare questo approfondimento con tutte le parti sociali, con le parti datoriali, che è un grande contributo stanno dando anche all'avvio di questo percorso.